For November 10th. Devo ammettere che non ho mai seguito più di tanto la vicenda di The Days Before, perché uno non sono interessato agli MMO, chi mi conosce sa che insomma i giochi di ruolo online non è che mi interessano più di tanto, e comunque in generale giochi specificatamente pensati per l'online, ma anche il concetto proprio di gioco coreano che bisogna continuare a grindare eccetera non mi ha mai interessato più di tanto. Però di recente ho visto un video dello youtuber Dangerisk dove ha spiegato effettivamente lo sviluppo travagliato di questo gioco, e subito, proprio subito, ho pensato a Sons of the Forest. Perché anche Sons of the Forest, annunciato la prima volta nel 2019, ha subito vari ritardi, dove nei vari ritardi veniva detto ci serve un altro po' di tempo per migliorare il gioco e farlo uscire nel miglior modo possibile, e poi quando è uscito a febbraio del 2023, qualche mese fa, scopriamo che è uscito in Early Access, e ancora adesso che sto registrando questo video è ancora in Early Access. Si parlava di 8 mesi di sviluppo, quindi doveva uscire teoricamente ottobre. Siamo ormai fine novembre e al momento in cui sto registrando questo video non c'è ancora una data d'uscita definitiva per la versione appunto PC. Per la versione console sicuramente, anche se uscisse domani, si andrà al 2024 per forza, perché ci vorrà un po' di tempo per aggiustare alcune cose, quindi comunque al momento non abbiamo ancora una versione definitiva di Sons of the Forest. Sono usciti sicuramente tanti aggiornamenti che hanno migliorato il gioco, infatti lo riporterò in live quando uscirà in versione completa, perché vedendo un po', seguo sempre i change log eccetera, gli aggiornamenti, sicuramente sarà un gioco diverso, hanno modificato tante cose, spero che abbiano sistemato anche il discorso della storia perché era un po' confusionaria. Però comunque si parla di un gioco che è stato rinviato più volte per poi uscire in Early Access, e The Days Before è la stessa cosa, annunciato credo nel periodo pandemia, se non erro 2020, ripeto non ho ben precise le date perché appunto non ho seguito tantissimo, però è stato rinviato più volte, tanto è vero che la gente pensava che il gioco non esistesse nemmeno perché non era stato rilasciato poco niente a livello visivo, alcuni pensavano che fosse uno scam, fino a che qualche settimana fa è stato annunciato che il 7 dicembre prossimo uscirà finalmente il gioco, però in Early Access. Allora io voglio fare un discorso molto semplice. Se per quanto riguarda Sons of the Forest, diciamo sì, è uscito in Early Access, ci sono rimasto male, ho fatto anche un video al riguardo che l'ho chiamato Sons of the Forest, la grande bugia, perché comunque mi aspettavo anche un gioco completo dopo tutti questi rinvii. Però diciamo che da una parte, diciamo, il team di sviluppo è piccolo e ha dalla sua che il gioco è principalmente single player. Certo, si può giocare in cooperativa, ma comunque è un gioco basato single player, non ha meccanica MMO. Meccaniche che invece avrà The Days Before, che appunto è un MMO. Quindi io penso che se loro calcolano che ci vorranno 7-8 mesi di sviluppo per uscire dall'Early Access, sinceramente io non ci credo, perché comunque già un gioco MMO che esce completo, diciamo un determinato giorno, ha bisogno di più tempo per essere sviluppato a dovere, per bilanciare le cose, per sistemare varie cose. Quindi automaticamente secondo me si andrà oltre l'anno di sviluppo per completare il gioco. Faccio un esempio, un altro esempio di Early Access molto famoso, che in realtà è anche un bel gioco ma comunque ancora in Early Access, che è Project Zomboid, uscito nel 2013, 10 anni fa, ed è ancora in accesso anticipato o Early Access, giusto per chiamarlo anche con i nomi in italiano che abbiamo su Steam. È un gioco molto bello, sì, però è ancora in sviluppo. Ovviamente non costa tanto, si trova tranquillamente in sconto anche a meno di 10 euro, però comunque fatto sta che 10 anni di sviluppo e non si vede ancora la fine. Quando uscì Sons of the Forest, io dopo aver fatto il primo video Sons of the Forest, la grande bugia, ho fatto un altro video dopo aver provato, aver fatto un po' di live che potete trovare qui sul canale YouTube, dove ho
diciamo, fatti i complimenti anche agli sviluppatori, perché alla fine sì, era un early access, mancavano un po' di cose, però comunque rispetto a tanti altri early access era molto più completo. Ripeto, mancavano tantissime meccaniche, specialmente se confrontato con il primo The Forest, ma comunque era giocabile. Infatti mi sono chiesto, ma perché non l'hanno fatto uscire in versione completa direttamente e poi successivamente lo aggiornavano? Tanto ormai sappiamo benissimo che i giochi escono il day one con mille problemi e piano piano durante i giorni seguenti viene sistemato con varie patch eccetera. Tanto è vero che io sconsiglio sempre di acquistare i giochi il giorno del lancio, specialmente se sono multiplayer. The Days Before addirittura esce direttamente in Early Access, quindi io ho paura che, secondo me, questa mossa, uno, sicuramente scatenerà tantissime polemiche tra chi il gioco lo stava aspettando, lo sta aspettando, perché tutti si aspettavano un'uscita completa, dopo tre rinvii dove dici che il gioco deve essere sistemato eccetera, addirittura tanti cominciano a sospettare che il gioco non ci sia più, tu finalmente fai un annuncio e lo fai uscire, però in Early Access, qui a mio avviso potrebbe essere un potenziale disastro, perché se il gioco uscirà con troppi problemi ed essendo soprattutto un MMO che quindi ha bisogno di gente per popolare i server per poter mandare avanti, diciamo, la baracca, passatemi il termine, sarà un vero e proprio fallimento a livello di progetto. Ed è un peccato, perché comunque per alcune cose ricorda un po' The Division. Nel trailer si vedono pochi zombie, della verità, ce ne vedo 2-3, dovrebbe essere un gioco comunque ambientato in un ipotetico mondo dove ci sono anche gli zombie, se ne vedono pochi. Non vorrei che il discorso zombie fosse solo un pretesto per attirare un po' più gente ad acquistare il gioco, che in realtà dopo le guerre le guerriglie siano essenzialmente tra i player, non con gli NPC, quindi niente, o comunque poco PvE. E bisogna vedere un po' come uscirà, in che stato uscirà l'Early Access, perché è qui che ruota tutto quanto attorno. Se ci saranno troppi pochi contenuti, verrà abbandonato in massa, automaticamente gli sviluppatori non continueranno lo sviluppo, perché ovviamente non ha senso sviluppare un gioco dove ci sono i server vuoti sostanzialmente, e di conseguenza il progetto, che è un progetto interessante, andrà a morire. E questo è un gran peccato, ma è anche figlio della situazione che stiamo vivendo a livello videoludico negli ultimi anni, dove i giochi escono sempre non completi sostanzialmente, bisogna sempre aspettare qualche settimana o qualche mese per avere un prodotto stabile. Con questa cosa dell'accesso anticipato hanno, diciamo, estremizzato la cosa, perché per carità, tu vai già ad acquistare una cosa che sai già che non è completa, però non c'è nessuna regola che imponga che il gioco comunque deve uscire, perché se ci fosse comunque una legge tra virgolette che impone agli sviluppatori comunque di completarlo il gioco, allora sarebbe un'altra cosa, magari uno può acquistare sapendo che comunque in ogni caso, anche se il gioco magari non ha tanti player, comunque verrà completato e magari potrà attirare altri player in futuro quando il gioco sarà completo. Ma se automaticamente tutto si basa sul numero di giocatori, e ovviamente sto parlando di giochi online, i single player sono già più al sicuro da questa cosa. Se poi il numero di giocatori è poco, perché appunto i contenuti sono troppo pochi, gli sviluppatori automaticamente non intendono sviluppare più il gioco, passeranno ad altro, oppure il team di sviluppo si scioglierà, insomma ci sono vari casi che possono succedere. È comunque una brutta cosa, è un ennesimo fallimento dell'industria videoludica, che è sempre più estremizzata, che ormai sostanzialmente se vuoi fare anche un gioco decente devi spendere tantissimi soldi, investire tantissimi soldi, e quindi la problematica è proprio questa, che bisogna cercare di trovare una via di mezzo tra quello che il mercato può offrire e quello che in realtà il mercato offre. Perché se abbiamo ad esempio un gioco che viene rimandato per più volte e poi ti esce comunque in early access, vuol dire che qualcosa all'interno del sviluppo non è andato bene. E capisco la volontà di farlo uscire, perché altrimenti si abbassa l'hype e tutto, però ci vorrebbe secondo me anche un po' di rispetto verso chi quel gioco lo sta aspettando, chi crede in quel progetto e chi soprattutto è anche disposto a finanziarlo comprando appunto l'accesso anticipato o altre cose. Quindi manca poco al 7 dicembre, e quindi vedremo un po' fra non molto come andrà a finire. Questo è un video improvvisato, nel senso che non mi sono scritto niente, come si potrà notare anche da tutto il discorso, perché volevo proprio esprimere, fare una specie di reaction a quello che ho saputo di questo gioco, ecco, tutto qui.
Detto questo, io vi saluto, vi invito, anche se non l'ho fatto all'inizio, ma sapete, è un video improvvisato, di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un like, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!